Per evitare qualsiasi tipo di lamentela, sì, il gioco ha le bande nere e non sono io ad averle messe, quindi nessuno. Ehi, non hai messo le bande nere, gnegna. Hello guys, io sono Shen e benvenuti su Defend Your Life. È un gioco che costa 5€ su Steam ed è un tower defense dedicato al nostro corpo umano. In questo gioco dovremo tecnicamente proteggere il nostro corpo da un virus, una malattia, non l'ho ben capito. Ma iniziamo subito. I want you. Io no. Ok. Enciclopedia, menu, upgrade, se abbiamo punti. Quindi iniziamo dalla bocca. Dalla faringe. Ricompensa 50-60 diamanti, 3 monete. Quello che c'è da aspettarsi è ondate normali. Difficoltà facile, medio, difficile. Ok, non c'è ancora aspettato spiegato niente. Iniziamo così. Facile, via. Tips and trick, in cui sono la vitalità e le bollicine sono i soldi. Ok, quindi benvenuto, sembra che il nostro corpo abbia bisogno del tuo aiuto. Impedisce ai nemici di attraversare gli organi. Costruisci le tue torri, cerca la freccia verde se non sei sicuro di quale sia il posto giusto. Ok, quindi qua e costruisco una torre del corpuscolo, una torre con cadenza di fuoco elevata ma dall'effetto ridotto. Ok. Clicco qua per avviare l'ondata. Sì. Angina, l'unità nemica più debole, si presenta sempre in quantità nu notevoli. Numerevoli, stavo leggendo. Ah, che sta arrivando una malattia. E i cannoni stanno sparando. Ritieni che il gioco sia troppo lento? Puoi cambiare la velocità usando il pulsante in alto sullo schermo. Ah, ok, infatti perché veramente così lento mi viene voglia di vomitare. Ho creato la seconda ondata, però io quasi quasi mi costerei anche un altro cannone. Posso anche potenziarli, vero? Sì. No, però non posso farli, non posso potenziarli in questo livello. Ok, buttiamo su un altro cannone. Ecco, abbiamo le piastrine, ma io andrei di cannoni cattivi. Raffreddore. Un'unità con un ridotto numero di punti vita, ma con un attacco potente e una velocità di movimento particolarmente elevata. Ok, quindi mi direi dopo qua di mettere una caserma delle piastrine per rallentare un po' le malattie. Che uccidetele. Ok, mettiamo la caserma delle piastrine così qua rallentano i nemici. Ondata, ok, l'ultima ondata. Gli ultimi nemici. Boom boom boom. Tanto che le piastrine ancora non sono intervenute perché non sono arrivati abbastanza vicini. Mettiamo un altro cannone, dai, tanto per... Ok. Vittoria! 58 diamanti e 3 monete. Ok. E qua il gioco è abbastanza facile, non c'è tanto da capire. I want you. Si possono spendere delle pillole per acquistare svariati miglioramenti. Consulta la sezione dei miglioramenti per provarne alcune. Ok. Prenditi il tempo che ti occorre, controlla tutti i miglioramenti. Tocca l'icona per ottenere informazioni sul miglioramento desiderato. Puoi vedere e acquistare i miglioramenti quando vuoi. Provaci con una bomba, per esempio. Cosa che fa la bomba? Aumenta il danno assestato dalla bomba di un 50%. Ok. Ok, ah, posso anche venderli volendo. Va bene, direi di fare il prossimo livello. Laringe, da 60 e 70 diamanti, 3 monete, ondate normali, facile, vai. Ok. Il gioco sembra abbastanza simpatico, perché non è niente di così complicato. Puoi migliorare ogni edificio del gioco. Ulteriori miglioramenti comportano danni maggiori e opzioni aggiuntive. Ok, quindi tipo qua posso potenziare le piastrine. Che produce 3 piastrine con armatura e manganello. Ma che cavolo. Ottimo, le piastrine possono rallentare i nemici, ma non lasciarle da sole in battaglia. Sostieni con le torri che sparano. Ok, infatti posso riuscire qua. I cannoni. Eccoli qua, quindi posso migliorare anche questa adesso, sì. Torre Tesla o cannone posso fare. Spara in fretta ma senza molta efficacia, per non ne prende sempre i mira nemici con il minor numero di punti vita. Oppure Torre Tesla. Le torri attaccano con forte elettroshock ma necessitano di un tempo maggiore per ricaricarsi. La Tesla prende sempre i mira nemici con un maggior numero di punti vita. Ok, iniziamo dai. Vando alle ciance. Mettiamo la velocità per due, va. Il tempo di intervenire. Ok, altro andato in arrivo.
costruiamo anche qua un altro cannone. Qua abbiamo altre pestilenze che noto. Costa 100 per potenziare. Usa il potere successivo, l'elettroshock provoca danni a tutti i nemici sulla mappa. Ah, qua i poteri, ah. Boom! Ah, buono, e anche i poteri che si ricaricano col tempo, interessante. Questo mi sa che faranno male. Ok, potenziamo anche queste piastrine. Ok. Anche la bomba, tra l'altro, volendo per utilizzare. Tutrapana. Andiamo su altri cannoni intanto. Così prepariamo anche il secondo posto di blocco. Cannone. Cannone. Influenza. 8 di danno. Lento. Unità pericolosa con la capacità di separarsi dividendosi in due altri nemici dopo la morte. Brutto questo. Potrebbe essere problematico. Forza amici, distruggete l'influenza. Ok, ah, gli è morto uno. Però adesso rinasce la piastrina tra un po' o no? Ah sì, rinasce. Ok, a posto. Per l'ultima paura, tipo, e mo cosa faccio che non ho più le piastrine? Ok, adesso butterei qua sopra un altro cannone. Qua però potenzierei magari. Anzi, forse è meglio potenziare qua. Non lo so, adesso vedo. Pensiamo, ecco, mettiamo qua la Tesla, anzi. Buono. Ho anche di nuovo il fu... La bomba cosa che fa? Ah, la lancio dove voglio e fa danni, vediamo un po'. Boom. Non è che abbia esattamente fatto tantissimo, però... Ok, abbiamo elettrizzato tutti. Qua ci costruiamo un altro coso. Qua ci mettiamo intanto un'altra cosa delle piastrine. Nel caso mi sarà necessario, mettiamo una bomba, boom. Ok. Ah, qua ci abbiamo un'altra cosa delle piastrine, me ne sono accorto adesso. Quindi mettiamo su gli ultimi due cannoni. Mettiamo quella bomba così, ferisce entrambi i tizi. Le mie piastrine stanno morendo tutte, non è un bene. Qua metterei uno di quei cannoni che spara una mitragliatrice. Ok. Può anche arrivare la prossima ondata, non è che ho problemi. Questa è brutta. Ok, ecco che arrivano gli altri. Una bella scossa generale per tutti. Sparate voi. Ok, lì si sono divisi. Alta armata di questi... Anzi, no, la bomba non la uso adesso. Potenziamo anche queste piastrine, intanto. Ah, non posso fare un potenziamento extra, peccato. Ok, il prossimo dato arriva. Un'altra di questi. Boom. Potenziamo anche queste piastrine, ma non so quanto sarà necessario. Ok, intanto le mie piastrine e gli altri stanno facendo il loro dovere, senza troppi problemi. Infatti è quell'influenza che sta un po' avanzando. Elettrizziamo tutto. Qua ci costruiamo un'altra Tesla, così quasi. Adesso questo qua lo faccio diventare un'altra mitragliatrice. Appena ho abbastanza cose. Ok. Altro cannone. Questi non possono essere ancora potenziati. No e no. Peccato. Ok, questi stanno andando avanti ma non avranno tanti problemi. La madonna, quanta influenza c'è qua, ferma tutto. Amico, ti stai ammalando per benino, eh? Ok, che arrivano quelli, le mie piastrine però sono tutte morte. Uccidete tutto. Qua stanno andando tanto avanti però, eh. Ok, ultima andata. Ok, bomba. Adesso arriverà tantissima influenza, lo so già. Ed ecco, arrivano altri nemici. Ed ecco anche quelli piccolini, aspettiamo che arrivino tutti.
Con tutti. Ok, scossa. E dovrei aver finito. Sì, finito. Vittoria! Altre 3 monete e 63 diamanti. Allora ragazzi, siamo arrivati a 10 minuti di video, quindi potrei anche fermare qua, però prima voglio fare una prova. Voglio fare il primo livello in... Ah, no, devo fare primo in medio. Ondate moleste, 5 punti vita, velocità di gioco per 2. Proviamo. Se non ancora i miglioramenti non importa, voglio giusto provare a vedere se riesco a fare anche in medio una partita. Volevo farle difficili direttamente, ma... Tanto non posso potenziare, quindi cosa vuoi che faccia più di... mettere questi cannoni. Ecco, infatti qua metterò anche due così piastrine dopo. Ok, sparate. Altri nemici in arrivo. Ho anche la bomba già. Perfetto. Sparate anche quelli che mi servono le piastrine. Piastrine. Ok. Ah, ma non posso evolvere adesso che ci penso, però. Quindi le posso solo trattenere. Le mettiamo un cannone lì. Ok. Quelle piastrine però stanno soffrendo tantissimo. No, merda. Quello sta andando. Muori. Perfetto. Ok. Altro cannone. Quelle pestine stanno soffrendo di nuovo. Uccidete quello. Bravissimi. Cannone. Oh, ultimo round, perfetto. Volevo fare un altro di piastrine, ma ormai... farò con quello che ho. Cannone. E ho fatto anche questo livello a difficoltà moderata. Perfetto. Vittoria, altre 2 monete e altre 55 diamanti. Che non credo a cosa servono i diamanti. Vediamo un attimo nel menu degli upgrade. Servono a qualcosa? No. Evidentemente no. Adesso vedete, adesso il bollino invece di servire è tutto blu perché ho fatto in medio. Infine abbiamo l'enciclopedia con tutti i nemici. Angina, raffreddore, influenza, mini influenza. E gli altri che per ora non abbiamo incontrato, quindi non possiamo vederli. Le nostre strutture. Che non me le fa vedere. No, mi butterebbe al desktop se cerco di vedere le strutture. Tips and tricks. Mi butto ugualmente al desktop. Others. Mi ributto ugualmente al desktop. Ok ragazzi, direi che per... I want you. Che per Defend Your Life è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vedremo in un prossimo video. Bella ragazzi! Yeah,